Era il fuoco nel mare, un fuoco immenso, di vele e di legni di pregio. Le navi da guerra, le più belle. Un sacrificio tremendo, inutile, una cattiveria, ecco, contro di noi. Una perfida di quell'inglese più che della corte. Ah, ma anche il re e la regina erano colpevoli. Ma che dice lì? Zitto, lasciamo la palla. Parlo, è stato lo zitto, ci siamo sentiti. Voi non potete immaginare come poteva campare allora a Napoli la gente del popolo. Io avevo avuto fortuna. Ero riuscito a diventare marinaio. Me ne andavo per mare con l'ammiraglio e i miei compagni e chi si è visto, si è visto. Ma quello che succedeva a corte erano cose da pazzi. Cose che portavano il popolo sempre di più alla rovina. E se si chiamano gioielli della corona, è perché sono i nostri, è vero? E si capisce. E se si chiamano regi scavi, le statue greche e tutte le cose, è perché sono le nostre, è vero? E si capisce. Oh, aspetta, nome francese. Chi me la mente Ferdinando e Carolina è difficile assai. Ma pure se santi è nostro. No, non ci potremmo stare vicino. Sono le femmine parente suo, fanno stare vicino all'arcivescovo. Quando prova a San Gennaro e facesse sciogliere lo sangue. Eppure devo obbedire. Partirò. Il presente è ancora oscuro, ma qualcosa dovrà accadere perché io possa dare una svolta alla mia vita. Tempesta non ci voleva. Ho fatto una figura di merda. Sì, di merda. E via, non te la prendo. Si dimenticheranno presto dell'episodio. Tutto passa nella vita. Che fare? Si è risoluto di bruciare. Bruciare tutti quanti i bastimenti da guerra rimasti nel golfo di Napoli. E vabbè, io adesso me ne vado a caccia. A Napoli ci stava pure gente che voleva ribellarsi al caos e fare delle leggi giuste. Dopo qualche settimana di tira e molla, i francesi riescono ad avere la meglio sui difensori borbonici. Entrano in città e vi trovano i patrioti. Gente che ha fiducia nel governo di Parigi, dove sono applicati i principi di uguaglianza e di libertà. Gente che riceve i francesi come degli amici. Così proclamano la Repubblica Napoletana. Evviva! È bella che andà, fa bene un cuore, la passione per questa Repubblica nostra nuova nuova, ma cittadini, i tempi si sono fatti malamente e sempre più malamente si farà. O pane, costa sa, ha ragione, o pane, costa. E volete sapere perché? Perché? Perché Ferdinando non fa parte in nave la Puglia e da Calabria, per non ci fate voi grandi. E fa saltare navere siciliano e dan grizzo. E la stessa Sicilia, a dove se ne è scappato sto re traditore, o grano non ci ho mai mannato. È lui che ha abbandonato i suoi sudditi. Eminenza. Io l'ho scortato per obbedienza fino a Palermo. Ah, dopo mesi di ozioso soggiorno gli ho chiesto un congedo. Mi preme sistemare alcuni affari. A sentire alcune voci si dice che il re stia tramando cose atroci contro Napoli. Vedrete voi stesso, al vostro arrivo. Io per ora sto a guardare. Mi basterà un cenno e a me accorreranno gli sbandati, gli avventurieri e i soldati senza paga. E io li trasformerò nell'esercito di Cristo, nell'armata della Santa Fede. Combatteranno, convinti che lì dove vi sarà un vicario del Signore non potrà che accompagnarli la vittoria. Li benedirò
e le assolverò dagli inevitabili peccati. Epitaccio! Si è venuto a restare in un poco ordine, c'era bisogno di un po' combattere. Prima i francesi non ne volevamo, poi avevamo la politica con loro a Napoli, si può salvare, con loro e care pubblico. Ma quello Nelson, la sua forza è tutta sul denaro, i palazzi, le chiese, i giardini, non basta difenderli dal mare. È vero, ci sarà bisogno anche di un esercito. Ho scritto una lettera al cardinale Ruffo, è la persona di cui mi fido di più. I soldati incatenati nei castelli, quelle fortezze fino a poco prima imprendibili che avevamo consegnato nei patti sottoscritti dal cardinale Ruffo. Peggiore assai di lui si è dimostrato Ferdinando, a cui avevo giurato fedeltà. E carazzo, pigliatevi! Vi avevo pur fatto dire di fuggire e ora vi devo condannare. Siamo su opposti fronti e voi avete perduto. Starete un po' in prigione e poi sarà tutto come prima. Ma Nelson, caracciolo, se lo fece consegnare. Tutti credettero che fosse per salvare un prode che gli era stato tante volte compagno. Invece era per farlo andare a morte. Nelson radunò una corte marziale di ufficiali inglesi e napoletani. Quelli non credevano che caracciolo fosse colpevole, così accettarono la sua difesa. Lui chiedeva di poter radunare i documenti per dimostrare il suo operato. Ma Nelson disse che non erano necessarie altre dimore. E allora quel senato di schiavi condannò l'infelice caracciolo a perpetua prigionia. Ma Nelson, saputa la sentenza, replicò: la morte!